Molte persone ci hanno chiesto come siamo diventati consulenti finanziari indipendenti. Per diventare consulente finanziario indipendente o autonomo bisogna superare l'esame OCF. In questo video infatti capiremo com'è strutturato l'esame OCF e come riuscire a superarlo. L'esame OCF è la prova valutativa obbligatoria per diventare consulenti finanziari ed è indetto dall'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Come mai però albo unico? Perché all'interno dello stesso albo ci sono tre sezioni: quella dei consulenti finanziari autonomi o indipendenti, come lo sono io, quella dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, ossia quella degli ex promotori bancari che lavorano principalmente per le banche, e la sezione delle società di consulenza finanziaria. Questa prova valutativa è infatti univoca sia per i consulenti finanziari indipendenti e sia per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Prima di capire com'è strutturato l'esame, però, mi presento: sono Davide Pasetto, consulente finanziario indipendente per Atena SCF, che appunto anch'essa iscritta nell'albo tenuto dall'OCF. Com'è formata la prova valutativa? La prova valutativa è un test teorico-pratico formato da 60 domande a risposta multipla. Queste domande sono prese da una banca dati di ben 5.000 quesiti. La durata della prova è di 85 minuti. Vi assicuro però che sono veramente sufficienti per riuscire a completare le 60 domande. Infatti io stesso ero arrivato a completare un test in circa il 10% del tempo. Riuscivo veramente a completarli in neanche 10 minuti. Basta ovviamente prendere pratica. Ovviamente nel giorno dell'esame, con la pressione che c'era, non ci ho messo così poco tempo, però vi assicuro che ci avrò messo all'incirca la metà del tempo che avevo a disposizione. La prova valutativa si supera con un punteggio di almeno 80 punti su 100, quindi comunque per passare l'esame serve un punteggio piuttosto elevato. Il giorno dell'esame, dopo aver completato la prova, avremo subito i risultati, quindi potremo già capire se siamo idonei o meno ad iscriverci all'albo. Ciascuna prova, formata da 60 domande, si compone di 28 domande teoriche da 2 punti, 12 domande pratiche da 2 punti, 20 domande teoriche da 1 punto. I 60 quesiti sono così distribuiti: 24 quesiti in diritto del mercato finanziario e degli intermediari, disciplina dell'attività di consulente finanziario, 19 quesiti in nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, 5 quesiti in nozioni di diritto privato e di diritto commerciale, 6 quesiti in nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario, 6 quesiti in nozioni di diritto previdenziale e assicurativo. L'esame è quindi composto da 5 macro sezioni. La sezione più complicata ovviamente sarà soggettiva. Personalmente però ho trovato più difficile quella riguardante la disciplina dell'attività di consulente finanziario, in quanto era una materia totalmente nuova che non avevo mai studiato né alle superiori né all'università, dove ho fatto in realtà ragioneria ed economia, quindi comunque materie propedeutiche, diciamo, a questa professione. Però alcuni potrebbero ovviamente avere più carenze magari in matematica finanziaria oppure in diritto, quindi veramente dire quale sezione è la più complicata è difficile. Infine, ogni domanda prevede 4 risposte, dove solamente una è quella corretta. Visto che se si sbaglia la risposta non si è penalizzati, vi consiglio di rispondere a tutte le domande. Come superare l'esame OCF? Per superare l'esame OCF è opportuno iscriversi all'area aspiranti consulenti sul sito ufficiale dell'OCF. Agli aspiranti consulenti che hanno come primo obiettivo quello di passare l'esame, è richiesto solamente l'accesso di primo livello. L'accesso di primo livello richiede solamente un indirizzo di posta elettronica ordinaria, quindi banalmente un indirizzo Gmail. Gli aspiranti consulenti possono quindi usufruire di diversi servizi online: effettuare la prenotazione online alla prova valutativa, simulare la prova valutativa, studiare tramite la piattaforma e-learning solo a seguito di una prenotazione alla prova, registrare la propria PEC per accedere ai servizi di secondo livello. Dall'area riservata si potrà quindi accedere al simulatore della prova valutativa, sia per intero sia divisa per singola macro sezione. Il mio consiglio però è quello di focalizzarti sull'intero esame e quindi di non fare prove sulla singola sezione. Inoltre avrai accesso a tutto il database completo dei 5.000 quesiti, potrai scaricarlo e quindi andare a leggerti una per una tutte le domande. Ovviamente cosa serve questa dispensa di domande? Serve soprattutto ad andare a verificare quelle corrette e quelle non corrette, in quanto la prima risposta di tutte le domande è quella giusta. Una volta iscritti poi ad una data di esame, si avrà accesso anche alla piattaforma e-learning, che metterà a disposizione delle dispense teoriche per studiare l'esame. Ovviamente ai fini del superamento della prova, la teoria è importante fino a un certo punto, in quanto, essendo un test solamente a crocette, è più importante focalizzarci solamente su ripetere i test. Non esiste però solamente l'area riservata dell'OCF
per effettuare le simulazioni di esame. Si può anche utilizzare il sito di Mini Interno, che mette sempre a disposizione il simulatore con tutte le 5.000 domande. Quindi è opportuno simulare il test sia sul sito dell'OCF sia sul sito del Mini Interno, in quanto quest'ultimo ha una causalità delle domande superiore a quella del sito ufficiale e quindi permetterà nel momento che si fanno le prove di avere domande sempre diverse. Esistono poi anche dei test scritti, quindi dei libri per andare a studiare l'esame. Il nostro consiglio però è quello di non andarli a comprare, visto che ai fini del superamento dell'esame non sono così utili. Puoi comunque trovarli in modo molto semplice andando su Amazon, digitando semplicemente libri per passare l'esame dei consulenti finanziari. Nel caso andassi a comprarlo, è opportuno selezionare quelli aggiornati all'anno 2022-2023. Atena SCF offre supporto per diventare consulenti finanziari indipendenti, infatti mette a disposizione un servizio dedicato al superamento della prova valutativa. Se sei interessato a intraprendere questa professione, ti lascio qui sotto il link in descrizione del nostro servizio dedicato a come superare l'esame OCF. Prima di concludere l'esame, voglio lasciarti una serie di domande e risposte molto utili che probabilmente ti andrai a fare nel momento che intraprenderai questo percorso. Quanto costa l'esame? L'esame ha un costo pari a 200 euro. L'anno scorso e gli anni precedenti in realtà l'esame costava addirittura la metà, solamente 100 euro. Invece dal 2023 purtroppo si è praticamente raddoppiato e costa quindi 200 euro. Quante volte si può ripetere l'esame? L'esame non prevede un numero massimo di tentativi, quindi in realtà si può provare anche 100 volte. Ovviamente ogni volta che si riprova saranno 200 euro spesi. Nel momento che si prova 2-3 volte e non si riesce a superare, ci sono solamente due risposte. O si è studiato male e quindi si è studiato solamente a livello teorico e non in prospettiva di passare quell'esame lì, oppure vuol dire che la professione in realtà non fa proprio per noi. Anche se devo ammettere che in realtà l'esame non insegna la professione di consulente finanziario, perché è parecchio diversa da quella che troviamo in realtà nei quesiti d'esame. Quindi per diventare un buon professionista bisogna veramente mettersi d'impegno e studiare tutto il mondo finanziario sugli investimenti. Quando si può dare l'esame? Le date d'esame sono già prestabilite anno per anno dall'OCF. Ti lascio anche il calendario completo delle date di quest'anno, puoi fare uno screen per salvarlo sul tuo cellulare, ma ti ricordo che puoi trovare tutti i documenti ufficiali sul sito dell'OCF. Per esempio le date di marzo sono il 13, 14, 15, 16 e 17, che corrispondono alla prima sezione del secondo appello. La fine della presentazione della domanda è di venerdì 17 febbraio, quindi all'incirca un mese prima bisogna presentare la domanda. Un mio consiglio è quello di presentare la domanda in realtà ancora prima, in quanto i posti sono limitati e quindi se ti ritrovi a ritroso della data, quindi per esempio il 15-16 febbraio, rischi che quella data è già tutta occupata. Dove si svolge la prova valutativa? La prova valutativa si svolge a distanza, quindi è informatizzata. Una volta in realtà si svolgeva in sede, mi sembra che c'erano 4 sedi distribuite tra nord e sud Italia dove si poteva appunto andare in presenza e sostenere l'esame. Io credo di aver partecipato alla prima sessione, ovviamente a distanza, in quanto ho dato l'esame proprio durante la prima pandemia. Quindi mi sono ritrovato appunto a darla dalla mia camera. Ai fini dell'esame però non cambia nulla, bisogna sempre disporre di un portatile oppure comunque di un computer fisso dove verrà installato un software che ci permetterà di partecipare alla prova valutativa. Ovviamente tutte queste informazioni aggiuntive le potete trovare sul sito ufficiale dell'OCF. Vi ricordo che se volete ricevere supporto per superare l'esame OCF e su come diventare consulenti finanziari indipendenti, nel nostro caso, vi lascio qui sotto il link in descrizione dove potete trovare i nostri servizi dedicati. Spero che questo video di approfondimento sull'esame OCF riguardante la professione che appunto svolgo io come gli altri consulenti di Atena SCF vi sia utile. Inoltre mi raccomando, iscrivetevi al canale in quanto seguiranno altri video che andranno ad esplorare nel dettaglio come diventare consulenti finanziari autonomi.